È il momento della nostra settimana che inizia con le previsioni del tempo di Filippo Tieri, quindi vado, ti saluto, ci vediamo dopo, perché Filippo è già qui che mi aspetta. Ciao Filippo, ben ritrovato. Grazie, buonasera a tutti. Allora, andiamo alle immagini che hai portato, le commentiamo insieme. Ci hai riportato alcune immagini di fenomeni fisici, ma anche, perché no, anche artistici dei cieli, vero? Esattamente, Alessandro Ceffa, che ringrazio molto, 9 giorni fa, sabato 9 dicembre, dalle Alpi Biellesi, inquadrando verso sud-est, ha colto innanzitutto, anche in quel caso, una marcata inversione termica, vedete, con quel tappeto di nebbia o nubi basse che stazionava sulla pianura padana, in particolare quella vercellese alessandrina. Da questo mare di nubi sullo sfondo emerge, come fosse un'isola, l'Appennino settentrionale, per la precisione quel segmento dell'Appennino Ligure che separa l'Oltre Popavese dal Piacentino. E se andiamo a ingrandire l'immagine, ben notiamo come le quote sommitali dei rilievi appaiano quasi specchiarsi nel cielo, come anche in questa seconda immagine. Vedete che le vette, le creste, sembrano quasi avere un'immagine ribaltata ai nostri occhi. Che poi si perde nel cielo, ma che inizialmente è proprio l'immagine speculare della vetta di certe montagne. È il caso del cosiddetto miraggio superiore, superiore perché si forma un'altra immagine ribaltata sopra quella dritta, dovuta proprio all'inversione termica, cioè al fatto che negli strati più bassi atmosferici i raggi che arrivano dall'oggetto, in questo caso la montagna, vengono deflessi verso lo strato più denso, cioè quello in questo caso più in basso, arrivano quindi ai nostri occhi con questa deflessione. Il nostro occhio però li interpreta come rettilinee e quindi costruisce questa immagine ribaltata sopra quella dritta. Se lo strato di inversione è sufficientemente spesso, si forma anche la speculare della speculare, quindi c'è un'immagine nuovamente dritta ancora sopra quella ribaltata. Come ben si vede in questa immagine, guardate soprattutto queste nuvole qui sulla destra, come appaia sia l'immagine dritta che poi quella dritta, poi quella ribaltata e poi sopra questa ancora un'altra che quindi una sorta di torna caleidoscopio dritta. Diciamo di miraggi. Esatto, quindi un miraggio superiore triplo in questi casi. Qui ancora è ben riconoscibile comunque la fisionomia anche nell'immagine ribaltata dell'oggetto, chiamiamolo originario, nube o montagna che sia. Ma quando non ci sia uno strato di inversione semplice, ma una complessa, diciamo, alternanza fra strati atmosferici con inversione termica inframmezzati da strati senza inversione o con inversione più debole, c'è un affastellamento tra immagine dritta e ribaltata e si crea un miraggio complesso che è quello che è accaduto in quest'altro caso, diciamo dopo pochi minuti. Guardate soprattutto le nubi, questo è solo questo il caso in cui si può parlare di fata morgana, cioè in cui c'è questo affastellamento complesso di miraggi superiori che quindi fanno perdere la riconoscibilità della fisionomia dell'oggetto, diciamo, che viene in qualche modo reso oggetto del miraggio. Vedete quelle nubi che sembrano quasi dei vagoni, tanti vagoni di un treno. Sì, è e vero. Infatti i treni di Tosser, celebre brano del maestro Franco Battiato, da lui interpretato con Alice in un singolo del 1984 che conquistò la fama internazionale, I treni di Tosser, si riferiva proprio al miraggio della fata morgana osservato sulle distese del lago salato che circonda questa cittadina, Tosser, con la relativa oasi alle propaggini del Sahara tunisino, dove i viandanti, appunto, per il deserto e per quelle distese salate osservavano appunto questi treni dovuti al miraggio della fata morgana. È interessante, diciamo, il dibattito sul fatto se i miraggi si possano definire illusioni ottiche. In realtà no, perché un'illusione ottica è un'immagine costruita ai nostri occhi, appunto dalle leggi dell'ottica atmosferica, di un oggetto che non esiste. L'arcobaleno è il caso più classico. Mentre qui parliamo di due o più immagini, almeno una delle quali ribaltate, però di un oggetto reale, montagna o nube che sia. Quindi nessuna di queste immagini è più autentica dell'altro, perché anche la prima, quella dritta che vedremo in assenza di miraggio, comunque subisce una deflessione, cioè la posizione percepita della montagna è diversa da quella reale, in conseguenza comunque della deflessione della rifrazione atmosferica. Quindi non è che la prima dritta è reale e le altre sono illusioni ottiche, sono tutte vere, nessuna è più autentica dell'altra. Quindi l'immagine vera di quelle nubi, in questo caso quante sono? Una, nessuna o 100.000, per dirla con Pirandello? Beh, 100.000 magari no, ma due o almeno tre, questo sì, visto che abbiamo chiamato in causa il teatro. Magari è il cielo che vuole fare il fotografo e vuole avere delle immagini. Il fotografo, forse lo sceneggiatore di teatro, come Pirandello, e giusto per parlare di teatro, un altro grande maestro del palcoscenico, Gigi Proietti, amava intrattenere, anzi accogliere gli spettatori in sala, dicendo benvenuti a teatro dove tutto è finto e niente è falso, proprio come i miraggi. Bellissima anche questa chiusura artistico-cinematografica teatrale, chiamiamola così. Bravo, grazie Filippo, grazie per questa rubrica, per i commenti alle immagini. Grazie al nostro meteorologo Filippo Tieri. A domani.